esistono diversi tipi di conflitto: quello aereo, dove l'aria è teatro della battaglia, il conflitto convenzionale e quello non convenzionale, il conflitto civile, di trincea totale, esiste il conflitto di corazzata e anche quello cibernetico, lampo, nucleare, commerciale, psicologico. Il conflitto può svolgersi in montagna, sott'acqua, in un ottagono. Esiste il conflitto per posizione, per successione, per successo e per gloria. I conflitti possono anche essere immaginari, inventati, i colpi possono provenire da You're a ovunque. phony, a fake, and I'm gonna La expose you. famiglia è sacra e la scintilla può essere innescata per motivi etnici, personali e di credo. Esistono diversi tipi di conflitto e poi c'è Khabib Nurmagomedov contro Conor McGregor. I'm here. Send me a message, like location, location, I'm gonna come. I came back for the love of fighting and the love of war, and this I am going to truly, truly love, putting a bad, bad beating on this little glass jaw rat. Il 3 agosto del 2018 la UFC annunciò la prima difesa del titolo dei pesi leggeri mondiale che Khabib Nurmagomedov aveva appena vinto. L'avversario sarebbe stato Conor McGregor. Era partito dalle montagne del Caucaso, spinto dal padre al limite per diventare un maestro della lotta, una macchina da guerra, e dal suo approdo in UFC fino alla vittoria dell'alloro non aveva mai perso una battaglia. Nurmagomedov rappresentava il mondo del combattimento fatto di disciplina, rigore, ubbidienza, passione e dedizione, qualità tramandate da un padre che tramite la lotta insegnò al figlio l'arte della vita. Dall'altra parte c'era Conor McGregor. Dopo essere stato bullizzato per tutta l'infanzia, decide di diventare un bullo lui stesso. Da idraulico ad artista marziale misto, parte dalla box per evolversi in lottatore dalla particolare tecnica di battaglia, dedita alla rapidità, alla precisione di colpi letteralmente fulminei. Avendo dominato la scena europea con un record di 12 vittorie e sole 2 sconfitte, avendo vinto il titolo dei pesi piuma e dei pesi leggeri nella federazione Cage Warriors, il nativo di Dublino venne contattato e messo sotto contratto dalla UFC. Sin dal suo arrivo nella federazione, l'irlandese attirò le grandi folle per il suo modo di fare da spaccone e letterale veggente delle sue battaglie, delle sue vittorie per finalizzazione totale. In soli 3 anni di tempo arriva al titolo dei pesi piuma e poi al titolo dei pesi leggeri, vincendo in una performance storica al Madison Square Garden di New York, opposto a Eddie Alvarez, messo KO al secondo round per il delirio del pubblico pagante. Se da un lato Khabib Nurmagomedov è la pace nel caos, Conor McGregor è il caos. La capacità di colui che nel tempo venne chiamato Mystic Mac per le previsioni sempre precise sull'esito dei suoi combattimenti era anche quella di scatenare una vera e propria guerra psicologica con l'avversario, entrandogli in testa ben prima dell'inizio della battaglia nell'ottagono, quindi iniziando il processo di distruzione dall'interno. McGregor, con tutti i suoi avversari, aveva attaccato con la tecnica di assassino cerebrale. L'esempio lampante di tenuta mentale di Conor McGregor si può osservare nella sua precedente rivalità contro Nate Diaz, dove l'irlandese perse la prima battaglia ma riuscì a prendersi la vittoria in una stoica rivincita, attuando un martellamento continuo mentale nei confronti di Diaz per diversi mesi prima della battaglia definitiva. Mentre Khabib Nurmagomedov tentava la scalata alla gloria semplicemente con le tecniche di battaglia insegnate dall'amato padre, McGregor aveva capito che lo spettacolo era ciò che vendeva davvero e che vendere i propri combattimenti valeva molto di più del talento mero e semplice.
E quindi, negli anni, mentre Khabib fu costretto a stare fuori per diversi infortuni, Conor McGregor incendiò il mondo delle arti marziali miste con il suo personaggio oltre le righe, rispettoso, a tratti folle e sociopatico. Ma era il personaggio o era la persona? Beh, questa è un'altra storia per un'altra volta, ma quando l'irlandese accettò un combattimento di pugilato opposto all'imbattuto e imbattibile Floyd Mayweather, fece decisamente il passo più lungo della gamba. Eppure, anche se sotto il punto di vista sportivo poco senso aveva la decisione di entrare letteralmente in un altro sport per andare in pasto al leone numero uno della box, molto senso aveva fare ciò per soldi e per potere. Khabib Nurmagomedov aveva raggiunto la gloria, era l'eroe del suo popolo e continuava imperterrito con il regime di allenamento imposto dal padre, lui che sin da piccolo venne messo davanti a veri e propri orsi per migliorare nella lotta. Era diventato il maestro della battaglia, ma il pensiero costante dalle montagne del Caucaso era uno solo. Conor McGregor era l'uomo che si era preso la luce immeritatamente. La promessa al padre di diventare il numero uno doveva essere esaudita. Khabib Nurmagomedov non combatteva solo esattamente per soldi, ma anche per orgoglio, passione e onore. Khabib sapeva e ha sempre saputo di avere più talento, capacità, dedizione e volontà dell'irlandese, ma una chance di dimostrarlo per davvero non l'aveva mai e poi mai avuta. D'altronde nel mondo di oggi sono i bulli, quelli che vengono idolatrati, quelli a cui si dà la ragione perché hanno un carattere più forte, più potente, perché si dipingono guerrieri, ma alla fine sotto sotto, dentro, nel profondo, non lo sono veramente. Khabib sapeva quello che il mondo non conosceva, il vero guerriero, quello reale, era lui. Lui era cresciuto in un mondo dimenticato da Dio, devastato da guerre civili. Lui aveva iniziato a lottare sin da bambino, in palestre diroccate, davanti alla desertificazione sociale, ma non davanti alla mancanza di umanità. Lì dove la famiglia è sacra, lì dove il combattimento è una santificata forma di educazione. Davanti agli occhi del padre orgoglioso, Nurmagomedov poneva tutta la sua storia e tutta la sua vita, dando un'importanza magistrale al genitore che era responsabile tramite i suoi insegnamenti, della sua educazione e anche della sua ascesa. Conor McGregor diceva e credeva invece di essere il guerriero per eccellenza, era diventato il personaggio senza più distinguere la sua creazione dalla realtà. Lui spaccava tutto, lui era una tigre, aveva il suo nome tatuato in caratteri cubitali sul petto, vendeva whisky spacciandolo per acqua santa, lui aveva raggiunto il successo, era il numero uno, era davvero Dio. E cos'era questo personaggio, se non lo specchio dell'anima di un bullo che non distingueva più il bene dal male e la realtà dalla finzione? Quando i due vennero messi uno davanti all'altro per l'incontro di UFC 229, il risentimento e l'odio erano già a livelli altissimi. Sarebbe stato un conflitto basato sull'affronto psicologico, etnico e anche religioso. E quando un bullo si monta talmente tanto la testa da credere alle sue stesse bugie, rischia di trovarsi davanti, prima o poi, al duro muro della verità. Però prima del successo e delle teste montate tutto era decisamente più tranquillo, addirittura incredibilmente amichevole. C'era un tempo dove Khabib e Conor non solo rispettavano l'uno l'altro, ma addirittura mostravano segni di amicizia. In quel di UFC 178 McGregor affronta Dustin Poirier e lo sconfigge nel primo round per KO. Nelle movimentate giornate precedenti e successive al combattimento, i due ebbero l'opportunità di parlare. Addirittura il daghestano contattò Conor su Twitter chiedendogli una maglietta che raffigurava il volto dell'irlandese. Conor, di tutta risposta, propose a Khabib di allenarsi insieme a lui quando possibile. Anche se non è chiaro se i due si allenarono insieme per davvero, visto che molto probabilmente il papà di Khabib, Abdulmanap, avrebbe proibito al figlio di fare ciò, c'è una foto che li raffigura sorridenti, l'uno di fianco all'altro poco dopo la vittoria di McGregor contro Poirier.
Il tutto sarebbe cambiato in modo repentino, proprio quando le promesse di gloria e di successo si facevano sempre più grandi. All'inizio di un percorso, di una carriera, di un lungo cammino, la pace regna sempre, ma le cose iniziano a cambiare quando qualcuno inizia a prendersi più spazi, a camminare più veloce, a combattere più ferocemente, a vincere continuamente giungendo sempre più in alto. E poi i sorrisi diventano sguardi nell'anima, i complimenti diventano sfide di odio, il rispetto può forse rimanere solo in una superficie fatta di finzione e di menzogne. Il cammino per Khabib Nurmagomedov si dovette fermare inaspettatamente nel 2014. Un infortunio al ginocchio lo tiene fuori dai giochi per ben 2 anni. Ed è proprio in questo periodo che, impotente, il daghestano dovette osservare Conor McGregor salire la vetta della gloria nel mondo del combattimento. Non c'è nulla di peggio di vedere qualcuno che si avverte come meno talentuoso, meno forte, meno capace, che si sa di poter battere, prendersi la propria luce. Immaginate nel racconto che sentirete ora il daghestano Khabib Nurmagomedov a casa sua, mentre Conor McGregor, l'irlandese, si vive a modo suo il sogno di Khabib, con il pubblico che lo osanna, non conoscendo la realtà, non immaginandosi Khabib Nurmagomedov a casa sua, infortunato, impossibilitato a fare qualsiasi cosa. These featherweights don't understand. Until they get hit by me, it's a whole other ball game when they get hit by me. So I said I'd knock him out in the first round, and I knocked him out in the first round. You can call me Mystic Mac, because I predict these things. Dopo la vittoria del 2014 contro Dustin Poirier, Conor McGregor vola verso un incontro titolato mondiale nei pesi piuma. Batte il tedesco Dennis Siver nelle eliminatorie per arrivare al Featherweight Championship di José Aldo, imbattuto come campione, ma infortunato e temporaneamente fuori dai giochi. McGregor vincerà il titolo ad interim assoluto dei pesi piuma dopo una stoica performance opposto a Chad Mendes, il quale lo mise in seria difficoltà, ma a pochi attimi dalla fine del secondo round l'irlandese pone a segno una letale combinazione, mettendo l'avversario KO e vincendo il titolo ad interim assoluto dei pesi piuma UFC. Il titolo ad interim viene assegnato quando il campione legittimo è temporaneamente infortunato o non può competere per reali e comprovate motivazioni. UFC 194, McGregor è obbligato a un estremo taglio del peso per arrivare al limite delle 145 libbre, ovvero 65 kg, per affrontare José Aldo, campione legittimo e ritornante dagli infortuni. Per competere nell'incontro valido per il titolo dei pesi piuma indiscusso, l'irlandese è obbligato a perdere drasticamente una quantità incredibile di massa corporea, arrivando a una forma fisica che non contempla la sua reale struttura del corpo, utilizzando metodi tremendi come il digiuno totale, i bagni nel ghiaccio e molto altro nel tentativo di arrivare alla pesata con il peso preciso. Alla bilancia McGregor è sfinito e sembra vicino allo svenimento, ma il giorno dopo, dopo essere riuscito a entrare nei 65 kg di peso, sconfigge il campione imbattuto da 10 anni, José Aldo, per vincere il titolo indiscusso dei pesi piuma, facendo la storia. Vollero 14 secondi di incontro lampo per la vera e propria consacrazione di un McGregor diventato il volto sfrontato, sfacciato, spietato dello sport, ma ancora relativamente rispettoso rispetto a tutto ciò che gli era intorno dopo le sue varie vittorie. In molti capirono che McGregor non avrebbe sicuramente continuato la sua carriera lottando in quella categoria di peso, sottoponendosi a tagli del peso sinonimo di tortura a ogni singolo match, tornando al più ideale peso corporeo di 155 libbre, 70 kg, quello del titolo dei pesi leggeri. All'irlandese venne chiesto, dopo il match contro José Aldo, contro chi avrebbe difeso la cintura lightweight, ovvero chi sarebbe stato il campione che avrebbe battuto poi per il titolo dei pesi leggeri. McGregor rispose con il nome di Khabib Nurmagomedov, che era ancora infortunato. Secondo lui, Khabib era capace di vincere il titolo, ma non di batterlo poi.
Quando a Khabib Nurmagomedov, in fase di ritorno dal grave infortunio per continuare l'imbattibilità come professionista nonostante l'impossibilità di avere l'amato padre al fianco durante le varie battaglie nell'ottagono, venne chiesto cosa pensava di un suo scontro opposto allo stesso Conor McGregor nella stessa categoria di peso, il daghestano disse letteralmente: lo distruggo senza problemi, Conor è solo un personaggio, un clown che sa semplicemente come fare soldi. Il daghestano credeva in cuor suo di raccontare la verità e Conor McGregor credeva di professare la sua. Fino a qui si parla solo, più o meno, di competizione sportiva, ma tra orgoglio, teste montate e religione, l'odio sarebbe giunto a dei livelli altissimi, in un amen. Per Conor McGregor il 2016 sarebbe stato l'anno della caduta, della redenzione e della gloria assoluta. In una triade di incontri storici perde contro Nate Diaz per sottomissione la prima volta in UFC nel 196esimo pay-per-view, ma l'incontro diventa un classico istantaneo. McGregor richiede ad alta voce il rematch che verrà sancito per UFC 202. Nella battaglia, cruenta e sanguinosa, sarà l'irlandese a vincere per decisione unanime contro la criptonite Diaz, ponendo fine a una rivalità spettacolare. La vittoria di Conor McGregor alla distanza contro Nate Diaz nei pesi welter aggiunge un'aura di credibilità e anche di coraggiosa forza all'immagine, al personaggio di Conor McGregor, di Notorious. Era diventato il volto della UFC non solo per le vittorie e per le sconfitte, ma per la storia che raccontava ogni volta dentro e fuori dall'ottagono. McGregor aveva quindi la possibilità di avere voce in capitolo sul suo futuro sportivo. Ancora campione dei pesi piuma, riesce a ottenere una chance al titolo mondiale dei pesi leggeri di Eddie Alvarez, con la possibilità di fare la storia vincendo il match al Madison Square Garden. Sarebbe stato detentore di due cinture in due categorie diverse nella più grande promotion di MMA al mondo, la Ultimate Fighting Championship. Ma Khabib nel frattempo era tornato. Nell'aprile del 2016 sconfisse Daryl Orchard con convinzione dopo 2 anni di assenza. La competizione tra il daghestano e l'irlandese da qui in poi diventerà vero e proprio odio. Perché McGregor si era letteralmente forzato nell'incontro per il titolo dei pesi leggeri, usando la sua immagine e il suo seguito, rubando il posto allo stesso Khabib, il quale aveva già firmato precedentemente per UFC 205 nell'incontro opposto a Eddie Alvarez, ma McGregor venne poco dopo annunciato per lo stesso evento, per lo stesso incontro, per lo stesso titolo, letteralmente scavalcando e sradicando Khabib dall'opportunità sognata da tutta la vita. Da qui in poi Nurmagomedov iniziò ad andare contro Conor McGregor per tutto ciò che rappresentava, definendolo pagliaccio e irrispettoso verso lo sport che l'aveva reso popolare. I want to say something. I want to stay humble, but I have to talk because your guys talk too much. And you know what's interesting? I understand how crazy power UFC PR machine. Your guy, beginning of the year, he tap like chicken. End of the year, he fight for the title. Crazy. I wanna fight for your chicken because this is number one easy fight in lightweight division. È qui che lo storico allenatore dell'irlandese John Kavanagh decise di dire la sua nel modo più sbagliato possibile, insultando la religione musulmana di Nurmagomedov e citando i rituali religiosi del daghestano in un tweet, accusandolo di voler saltare il Ramadan per combattere in UFC. Khabib rispose che per lui era una cosa seria la religione, bastò questo a trasformare una rivalità sportiva in odio reale e vivido. Per Khabib Nurmagomedov la religione seguita è sinonimo ferreo di devozione, così come la famiglia, e prendersi gioco di una di queste due sacre istituzioni da lui letteralmente santificate avrebbe reso un uomo apparentemente calmo come lui una furia cieca di distruzione e spietata aggressione, anche oltre ciò che si era già visto nell'ottagono sino a quel momento. Quello che seguì poi tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov fu semplicemente una varietà di battibecchi su Twitter, ma mentre l'irlandese e i suoi fidati stavano sapientemente costruendo un combattimento tramite questi attacchi a loro detta innocui, Khabib insieme al padre stava prendendo tutto letteralmente e maledettamente sul serio.
Conor McGregor era diventato il dio del mondo del fighting, ci credeva davvero e forse lo era veramente. Il suo personaggio era diventato davvero irresistibile, così irresistibile che nemmeno lo stesso McGregor riuscì a contenerlo nella sua mente, facendosi letteralmente impossessare dalla sua maledetta creazione. Quando venne annunciato nell'agosto del 2017 che Floyd Mayweather, il più grande pugile della sua era, avrebbe affrontato lo stesso Conor in un incontro di box, l'intero mondo sportivo esplose per lo stupore, ma i più avvezzi del mondo del combattimento storsero il naso. McGregor avrebbe praticato praticamente uno sport totalmente diverso per impostazione e per regole dalle MMA, e anche se aveva iniziato con la box ai tempi che furono, sicuramente non avrebbe retto contro il maestro della box stessa, Floyd Mayweather. Gli esperti sapevano che questo incontro di pugilato sarebbe stato niente più e niente meno che una carnevalata decisamente proficua per i nomi coinvolti. I due, Mayweather e McGregor, si imbarcarono in una serie di eventi promozionali dove lo schema era molto semplice: salire sul palco, inscenare una serie di insulti depotenzianti l'uno all'altro, fingere di essere dei boss capaci di tutto e di più, copiare le storyline della WWE e mandare in delirio un pubblico rapito dal nulla. L'incontro ebbe un incredibile e senza precedenti interesse creato, e ciò che si vide nel ring fu una buona battaglia di 10 round che vide trionfare senza troppi problemi Floyd Mayweather su un Conor McGregor che però sicuramente non sfigurò. Nel tempo speso a costruire il combattimento opposto a Floyd Mayweather, Conor McGregor riuscì nell'impresa di compiere una transizione davvero interessante dalle arti marziali miste alla box, senza successo sportivo ma con vasto successo mediatico. Purtroppo in questa cavalcata il personaggio creato e impossessatosi di McGregor stesso non era più così tanto amato dal pubblico. The Notorious stava letteralmente esagerando con i suoi modi di fare, col suo comportamento e con le sue azioni anche nella vita reale. L'irlandese stava procedendo con la stessa iperbole di Mike Tyson, partito dal basso, amato nella sua ascesa per compiere poi un'autodistruzione partita dall'interno sé. McGregor era diventato nel tempo ciò che odiava più che mai, ciò da cui doveva difendersi all'inizio, un bullo, che però doveva tornare a combattere al più presto, in UFC, dove nel frattempo le cose erano cambiate. Per tutto l'arco temporale successivo all'incontro opposto a Mayweather nella box, Conor insultò Khabib tramite Twitter, tramite le interviste, tramite i media, prendendo di mira le sue dubbie qualità sportive, la famiglia, la moglie, la religione di Nurmagomedov, alimentando un fuoco che poteva in realtà bruciare il mondo. È il 15 luglio del 2018, è la finale della Coppa del Mondo di Calcio in quel di Mosca, in Russia. Conor McGregor, tramite i suoi uomini, riesce a farsi invitare al cospetto del leader del Cremlino, Vladimir Putin. La scena dell'incontro tra i due è totalmente surreale. McGregor tratta Putin come un amico conosciuto da anni. Ci scherza insieme, gli pone un braccio sulla spalla e si fa una bella foto con lui, trattando un individuo tra i più potenti, importanti e forse tra i più pericolosi in caso di provocazione in tutto il mondo, con superficialità e spavalderia. Putin non muove un dito e McGregor si vanterà di tutto questo sui social, prendendo spunto per insultare Khabib con lo scopo di rivoltargli il leader russo addosso e di renderlo odiato dal suo stesso paese. UFC 223 doveva essere teatro della resa dei conti tra Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson, con il titolo dei pesi leggeri tolto a McGregor per assenza dalla disciplina in palio. Ma tutto questo a Conor McGregor non andava giù. Khabib aveva l'opportunità di vincere il titolo dei pesi leggeri che era stato tolto all'irlandese senza mai affrontarlo per davvero. Nurmagomedov credeva davvero di essere il numero uno, senza però aver dimostrato realmente il suo talento infinito, senza aver mai battuto Conor McGregor. È durante la settimana di questo evento che le cose divennero totalmente incontrollabili. Artem Lobov, compagno di allenamento e amico di Conor McGregor, è nella lobby dell'hotel di New York che ospitava i fighter coinvolti all'evento del Barclays Center. È il soggetto di un'intervista da parte di un giornalista dello staff UFC. Lobov deve combattere all'evento di sabato e mentre risponde alle domande, Nurmagomedov gli passa a fianco e mentre ciò accade sente Lobov parlare male di lui nell'intervista.
A quanto pare Lobov stava parlando dell'utilizzo del termine pollo di Khabib Nurmagomedov negli insulti verso McGregor. Nella cultura generale, definire qualcuno pollo è un modo simpatico di dirgli che è un codardo. Ma per Lobov, atleta russo come Khabib, quella parola nel gergo della sua nazione sarebbe ben più pesante, insensibile e tremendamente orripilante. In poche parole, Khabib avrebbe paragonato Conor a un uomo violentato in galera. Di tutta risposta, Lobov disse che il vero pollo era in realtà Khabib Nurmagomedov, che gli stava passando a fianco. Ты понял или нет, я тебя спрашиваю. Ты говоришь, что я не говорю такие вещи. Khabib, una volta sentito tutto questo, iniziò a insultare Lobov dalla lobby, facendosi spalleggiare dalla sua gang, minacciandolo faccia a faccia e poi colpendolo anche con uno schiaffo. Fu un episodio che dimostrò il lato debole di Khabib Nurmagomedov, una falsa pacatezza davanti agli insulti e alle provocazioni che sprigiona una rabbia repressa capace di fare decisamente del male interno e fisico. McGregor in quel di Dublino, al momento di questo accadimento e di questo atto intimidatorio, venne a sapere del fatto e salì sul primo aereo per New York con la voglia di caos tatuata nell'anima. Il 5 aprile, durante la giornata dedicata alle conferenze stampa e media della UFC per l'evento del Barclays Center di Brooklyn, Conor McGregor si presenta in incognito con una gang di 30 persone. McGregor assaltò l'autobus nella quale Nurmagomedov e altri atleti UFC erano allocati, aspettando la partenza per l'hotel. Conor prende un carrello e lo lancia contro il mezzo, distruggendo il vetro e infortunando diversi lottatori presenti in esso. Nurmagomedov risultò incredibilmente illeso dall'attacco. McGregor venne arrestato dalla polizia di Brooklyn e Dana White, il presidente della Ultimate Fighting Championship, condannò immediatamente l'evento, ma secondo Nurmagomedov la UFC era complice dell'attacco, eseguito apposta per creare attesa e hype per il combattimento futuro tra i due. Nurmagomedov non si fece distrarre dalla furia di McGregor, affrontò Al Iaquinta, UFC 223, finale rimpiazzo dopo l'impossibilità di combattimento di Ferguson, fermato per un infortunio, e vinse il titolo dei pesi leggeri, coronando il sogno di una vita, con il padre Abdulmanap che osservava da lontano dal Dagestan con le lacrime agli occhi. Per i deplorevoli atti perpetrati non ci fu alcuna punizione all'uomo volto della UFC e del combattimento Conor McGregor, semmai un premio, un incontro valido per il titolo UFC dei pesi leggeri contro Khabib Nurmagomedov in una resa dei conti finale, definitiva, assoluta. People talk about I'm scared and I don't go out. When I understand this guy wanna find me, of course I try to go out, but security close the door. If you wanna find me, please just send me location. Send me location. I'm UFC fighter, you know, a lot of people follow me. I have to show perfect, for example, but nobody perfect. When somebody like you, UFC fighter, talk about you bad, or he tried to go bully with him, 100% I'm gonna give him back. Ciò che precedette la battaglia furono continue parole dure dette in interviste, nei media, l'uno verso l'altro. L'evento nel tempo iniziò ad avere prospettive epocali, fino a raggiungere l'aspettativa come numeri, condivisioni, sponsorizzazioni e incassi di più grande combattimento nella storia.
Quando il 21 settembre del 2018 in quel di New York ebbe luogo l'ufficiale conferenza stampa, quello che vide il pubblico fu una resa di conti di parole, un faccia a faccia surreale atteso da tantissimo tempo. Senza una folla presente, se non quella dei giornalisti incaricati delle domande, la scena vide un Khabib Nurmagomedov calmo, pacato, di poche parole, non solo per il suo scarno inglese, ma per volontà propria. Dall'altra parte, Conor McGregor sembrava letteralmente posseduto, seduto al tavolo con le due cinture UFC ormai perse per inattività, con una bottiglia del whisky Proper 12 di sua produzione che stava cercando di vendere ovunque l'irlandese, dimostrava una spavalderia aspra e insensata, data da una mentalità onnipotente, ingiustificata, che lo proietta alla follia tra insulti beceri e accuse megalomani. I came back for the love of fighting and the love of war, and this I am going to truly, truly love, putting a bad, bad beating on this little glass jaw rat. Il delirante McGregor inscenò la sua solita routine di provocazioni alla conferenza stampa, senza sapere che stavolta stava scrivendo il suo testamento. Dopo una decina di minuti dall'inizio della press conference, McGregor offrì a Khabib un bicchiere del suo whisky, una bestemmia vera e propria verso la religione di Nurmagomedov, che verrà insultata insieme a tutta la sua famiglia per la successiva mezz'ora. McGregor accuserà anche il manager di Khabib Nurmagomedov che, secondo l'irlandese, aveva partecipato agli attacchi dell'11 settembre, tutto questo ovviamente continuando a bere. In un intermezzo di una scena pietosa, rispondendo alla dichiarazione di Conor che parlava di come avrebbe bullizzato il daghestano dentro l'ottagono, Khabib rispose dicendo le seguenti parole: I don't know what his father teach him, but my father teach me you cannot never give up and be respect always. This is what my father teach me. About this guy, I'm gonna teach him a little bit. I'm gonna teach him inside the cage. 4 ottobre 2018, il giorno della pesata. Entrambi i combattenti entrano nel peso corretto e l'incontro viene ufficializzato. Nurmagomedov, fischiato da un'orda di tifosi pro McGregor, prende il microfono in mano e pronuncia solo le seguenti parole: distruggerò il vostro ragazzetto. Tutto era pronto per il 6 di ottobre, per la battaglia vera e propria, per il momento in cui tutto avrebbe avuto la sua reale risoluzione. UFC 229, Khabib Nurmagomedov contro Conor McGregor. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. For those in attendance and UFC fans watching around the world, this is the moment you've all been waiting for. McGregor parte forte, ma Khabib è abile e capace, dopo alcune importanti difficoltà, a portarlo giù con il suo patentato takedown, spingendolo contro la gabbia. Nurmagomedov intrappola entrambe le gambe dell'irlandese, come sempre fa, andando a sfruttare le sue ampie qualità nel sambo. McGregor soffre, ma poco subisce, in quanto a danni nel primo round, The Eagle si muove al controllo laterale, ma ancora non trova lo spunto per infliggere danni pesanti di Notorious, e così finisce il primo dei 5 round. È già tutto pronto per il secondo round con Conor che prova un colpo volante per mettere giù l'odiato avversario daghestano, ma sarà Khabib ad avvelenare McGregor con il suo stesso veleno. Un destro sul mento stordisce l'irlandese e Nurmagomedov porta a terra Mystic Mac con un ennesimo takedown.
Qui il tempo si ferma per Khabib Nurmagomedov, tutto diventa istintivamente e istantaneamente di colore rosso crimson. Davanti al Daghestano c'è l'uomo che aveva insultato la sua vita, la sua anima, la sua religione, la sua famiglia in pubblico. C'era un bullo che aveva tentato di assaltarlo e sfregiarlo in un parcheggio con un carrello portabagagli. L'aveva diffamato, deriso, l'aveva chiamato ratto e terrorista. Gli aveva offerto alcol, gli aveva istigato contro Putin e ceceni. Davanti a lui c'era un uomo debole, insicuro, dipendente da alcol, incapace di gestire una popolarità che l'aveva letteralmente investito, una persona fondamentalmente cattiva che doveva essere esposta per le sue fragilità nella sua repressione sociale nel modo più diretto possibile. I colpi dalla posizione di ground and pound arrivano in maniera implacabile, assoluta e grave. Parliamo ora, sussurra Khabib a un McGregor sempre più impotente, esanime, distrutto. McGregor subisce una punizione esemplare in minuti che sembrano un'infinità per lui. L'irlandese, umiliato e battuto, si alza alla fine del secondo round, guarda Khabib negli occhi conoscendo il suo destino e gli dice: beh, è solo business. È qui che cade la facciata, è qui che si espone la realtà. McGregor aveva giustificato le sue azioni, aveva detto che tutto ciò che aveva fatto era solo per il business, per la pubblicità, ma aveva esagerato. Sarebbe stato questo il testamento di quella notte per Conor, il quale dovette cedere a una leva al collo applicata da Khabib nel quarto round, che rimase campione del mondo, che continuò con la sua promessa vincendo l'incontro più importante di tutta la sua carriera. Ma se per Conor McGregor tutto questo era solo business, per Khabib Nurmagomedov non lo era. Oh, and now Khabib jumps the fence. And he's going right at Dylan Danis. Nurmagomedov sembra impazzire, si lancia tra il pubblico e attacca uno degli allenatori di McGregor, Dylan Danis. Nel frattempo McGregor, dopo 4 round d'inferno, viene attaccato da un membro della squadra di Khabib. Ne scaturirà una rissa senza precedenti in questo sport che verrà contenuta dalla polizia. Due uomini di Nurmagomedov vengono arrestati. Dana White si rifiuterà di mettere la cintura alla vita del Daghestano, al quale verrà dato l'incontro, la vittoria, ma non la gloria del momento. Khabib verrà sospeso per 6 mesi e multato di $500,000. La realtà è che questa storia poteva finire diversamente. Nurmagomedov poteva mantenere la calma e non cadere nel torto con un gesto finale così sconsiderato. Ma la vita non è un film e per quanto si cerchi di renderla tale, il lieto finale non è garantito. I know this is not my best side. You know, this is not my best side. You know, I'm human being. I don't understand how people can talk about I jump on the cage, you know. What about he talk about my religion? He talk about my country? He talk about my father? He come to Brooklyn and he broke bus. He almost killed couple people. What about this? What about this shit? It's not people, I think it's media. Media a little bit change MMA. This is respect sport, you know. This is not trash talking sport. This is respect. So like I told you before, guys, I want to change this game. I don't want people talk shit about like opponents, talk shit about his father, like religion. You cannot talk about religion. You cannot talk about nation. You know, guys, you cannot talk about this stuff. And you know, this is for me is very important. Nevada, sorry. Vegas, sorry, and Alhamdulillah, undisputed, undefeated UFC lightweight champion. I told you guys, everything I'm gonna change 6 October, and I do this. Alhamdulillah, thank you so much. Conor McGregor non lotterà per 2 anni, gli ci vorrà così tanto tempo per rifarsi una volontà, una via. Verrà accusato di assalti sessuali, raggiungerà le cronache per aver rifilato un pugno a un signore anziano che aveva rifiutato il suo whisky. Verrà arrestato altre volte prima di rifugiarsi nella famiglia, recuperando il rispetto, prima di tutto, con se stesso.
tornerà nel 2020 UFC vincendo contro Cowboy Donald Cerrone in pochissimi attimi, dimostrerà un comportamento rinnovato, più composto ed educato anche nel 2021 contro Dustin Poirier. L'incontro però vide la sua prima sconfitta nella storia della sua carriera per KO, per lo shock del pubblico. Conor McGregor accettò la sconfitta anche se era evidente che dentro di sé stava bruciando la cattiveria seriale di un'infernale anima. Khabib si presentò al cospetto di Vladimir Putin, che si complimentò con lui e il padre per l'incredibile vittoria. Putin era compiaciuto da tutto questo dopo l'episodio ai mondiali con McGregor e le parole dell'irlandese alla conferenza stampa. Era come se Khabib avesse svolto il compito anche per lui. Tornerà dopo la sospensione per affrontare Dustin Poirier, affamato fighter con la voglia di gloria nell'anima. Per la prima volta, visto che l'evento si teneva in quel di Abu Dhabi, il daghestano avrebbe avuto l'opportunità di combattere un incontro UFC sotto gli occhi del padre presente. Abdulmanap Nurmagomedov, impossibilitato sino a quel momento a raggiungere l'America per i suoi passati nell'Armata Rossa, vide il figlio raggiungere la 28esima vittoria in carriera, costellata da una fantastica performance che illuminò The Eagle, che ebbe la chance di dimostrare qualità tecniche superiore a ogni altro fighter in fronte al genitore. In quando Poirier riesce quasi completamente a chiudere una mossa di strangolamento che sembra finale, una ghigliottina da cui è praticamente impossibile uscire, Khabib trova l'asso nella manica non solo per eluderla, ma per chiudere l'incontro poco dopo. Era la prima volta in cui Khabib si ritrovava letteralmente al cospetto del padre nel grande teatro del combattimento mondiale. Il papà che l'aveva cresciuto, allenato, educato al rispetto e al rigore, Nurmagomedov poteva dimostrargli in carne ed ossa che gli insegnamenti, la forza, la passione tramandata si erano tradotti in qualcosa di ineluttabile. Sarebbe stata la prima, ma anche l'ultima volta. Il 3 luglio del 2020, Abdulmanap Nurmagomedov muore a soli 57 anni per complicazioni relative al Covid-19. Alla notizia, Khabib è devastato, senza una guida, perso. Sapeva che doveva accadere prima o poi, ma non così, non in quel momento. Metterà in dubbio tutta la sua vita, tutta la sua carriera. Senza il padre nulla aveva più senso in quella disciplina. Solo davanti alle montagne del Caucaso, nell'arido Daghestan dimenticato da Dio, Khabib doveva decidere se continuare la vita con gli insegnamenti del padre oppure no. Dopo aver parlato per diversi giorni con l'amata madre, la scelta diventa una promessa: non lotterò mai più. 24 ottobre 2020, Khabib difende il titolo con successo ancora una volta, opposto al talentuoso Justin Gaethje. In un momento inaspettato prende il microfono tra le mani e annuncia il ritiro. I want to say this, it was my last fight. And no way I'm gonna come here without my father. It was first time when after what happened with my father, when UFC called me about Justin, I talked with my father, with my mother. 3 days. She don't wanna I go fight without father, but I promise her it's gonna be my last fight. And if I give my word, I have to follow this. Alhamdulillah, today is my last fight here in UFC. Questa era la storia di una battaglia, di una rivalità tra due poli opposti dell'umanità. Ma dietro questo racconto si cela la vita, quella vera. Quella dove nulla è garantito e dove tutto è relativo. Poche sono le cose che contano davvero, non lo sfarzo, l'eccesso, l'esteriorità e l'accettazione sociale. Ciò che conta davvero è l'amore di una famiglia, che ti prepara alla vita, che con un sorriso ti rende felice, che cura la sofferenza, anche quella peggiore. Una famiglia che ti aspetta a casa, ovunque essa sia, ed è lì che sai di essere salvo, di davvero non aver nulla da temere. Respect your parents, be your parents very close, this is very important. Parents everything, you know, your mother, your father, and that's it. And everything in your life is gonna be good. I think other things, everything is come, you know, because your parents gonna teach you
what you have to do. You have to remember everything. When you grow up, how they support you, how they give you life, you know. This is very important. Be your parents close and that's it.